Un paio di utenti mi hanno chiesto come avessi fatto ad ottenere tutte e tre le chiavi per accedere alla Via del Mistero. Ora, la chiave per accedere dentro la Via Mistero, per la casa di la Via Mistero, si sblocca unendo almeno queste due versioni alla versione Psicospettri. Quello che succede è che praticamente, indipendentemente se abbiate una versione Spiritossi o Polpanime, la chiave spettrale ce l'avete comunque. E sto parlando senza microfono, quindi l'audio è un po' particolare, diciamo. Quindi con Polpanime si prende la chiave cervo, con Spiritossi la chiave cinghiale. Ora, se volete però, se avete la possibilità di connetterle però tutte e due, avrete la chiave farfalla che sblocca appunto Nerorco. Ora, una chiave l'avete sempre, se connettete Polpanime avrete almeno la chiave spettrale e la chiave cervo. Se connettete Spiritossi avrete la chiave spettrale e la chiave cinghiale. Se connettete tutti e tre avrete anche la farfalla. Più semplice di così non so come dirvelo, ma andiamo a vedere come si fa. In questo momento, come vedete, ho Psicospettri, ma lo vado a levare per inserire la mia copia di Spiritossi o di Polpanime, a seconda di quella che avete. Se avete tutte e due non c'è nessun problema, anzi è meglio per voi, avete più contenuti da giocare. Inizio inserendo Polpanime. E accediamo al gioco. A questo punto andiamo su Collegamento Yokai Watch 2. Collegati da solo. Salvataggio nella scheda SD dei dati aggiuntivi in corso. In caso di dati aggiuntivi mancanti verranno creati nuovi dati. Salvare dati di collegamento per Yokai Watch 2 Polpanime? Clicchiamo sì. Attenzione ragazzi! Dovete avere però l'aggiornamento degli Oni, l'aggiornamento 2.0, mi raccomando, se no non potete farlo. Ok, a questo punto abbiamo salvato i nostri dati. Chiudiamo il gioco. Aspettiamo che lo chiuda. E inseriamo la nostra copia di Spiritossi. Potete farlo anche se avete tutti e due i giochi, se ne avete solo uno è uguale, non importa. Io ve li faccio vedere tutti e due perché comunque sia ho avuto la fortuna di acquistarli tutti e due, quindi ve li faccio vedere in fila per velocizzare il procedimento. Andiamo sempre sul collegamento Yokai Watch 2 e collegati da solo. Dati aggiuntivi in corso, salvare, sì. Ok, a questo punto andiamo sulla home, chiudiamo il software, aspettiamo sempre che si chiudi per evitare danni, leviamo e inseriamo la nostra copia di Psicospettri. E andiamo. Questo era. Io già l'ho fatto il procedimento, quindi vi sto facendo vedere esattamente quello che ho fatto. Non è tanto difficile, è facilissimo farlo. Ok? Ecco, collegamento Yokai Watch 2 anche qui. Collegati da solo, come sempre. Dati aggiuntivi. Salvare. Salviamo. Ed ecco fatto. Una volta fatto, andate a San Fantastico e parlate col misterioso. Questo è tutto quello che c'è da fare per avere le chiavi nuove su Yokai Watch 2 Psicospettri. Nel caso abbiate solo Spiritossi o solo Polpanime, non importa, il procedimento è sempre lo stesso. Non cambia nulla. Se avete tutte e due le versioni, fate come ho fatto io esattamente e avrete più contenuti da giocare. Tutto qui. Non cambia nulla se no. Ok, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Inoltre vi ricordo che questo video è solo un video extra. Il video storia di Yokai Watch 2 Psicospettri uscirà come sempre nel pomeriggio verso le 3. Io come sempre Cuggio vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo più tardi con Yokai Watch 2. Andiamo a Gera Gera.